e benvenuti a questo incontro. Ne vale la pena? Questa è la domanda che ci poniamo rispetto al tema del lavoro. Non so se avete voglia di venire più avanti o se siete comodi dove siete, come volete, con grande libertà. La sovrapposizione con una serie di altri incontri forse non ci favorisce particolarmente, ma è comunque un'occasione di dialogo. Io sono Pietro Catania, sono qua con alcuni amici, Luca Martellosio, Barbara Capodiferro, Daniele Novara, il nostro amico Alberto Busnelli, a causa di un grave motivo familiare, non riesce a essere presente. Vi chiediamo un pensiero, perché ha il fratello in fin di vita, per cui se con il cuore avete modo di rivolgergli un pensiero, una preghiera, è sicuramente benvenuta. E Daniele Sacco doveva anche lui essere con noi, ma a causa di un imprevisto non è riuscito a venire giù a Rimini, e siccome non riuscivamo a fare collegamento in diretta, ha avuto la pazienza e l'umiltà di registrare un brevissimo video che fra qualche minuto vediamo. Come nasce questo incontro? L'incontro è nato un po' per caso. Perché? Perché 2 anni fa, parlando con Bernard Scholz del tema del lavoro, ci siamo conosciuti fra di noi. Qualcuno già si conosceva, ma abbiamo avviato un dialogo perché l'anno scorso abbiamo fatto un incontro sul tema del lavoro raccontando le nostre esperienze. Da questo incontro sono nati una serie di dialoghi e altri incontri, e questo nuovo appuntamento vuole essere l'occasione, da una parte, per raccontarci e condividerci che cosa è emerso da questa amicizia, ispirati da quello che è il titolo che il meeting ci ha donato, e dall'altra parte vuole essere uno stimolo, un'occasione per proseguire il dialogo e invitare altri, se sono interessati, dentro un percorso di confronto con chi è qua a parlare e a raccontarvi di sé, o con chi magari è venuto con voi e che è vostro amico e che magari, ispirato da quello che è stato il percorso che noi vi documentiamo, col quale avete voglia di continuare a confrontarvi e approfondire una compagnia rispetto al lavoro. Questo è lo spunto. Ma siccome è un incontro, vorremmo provare ad avviare il dialogo fra di noi favorendo una possibilità di incontro, perché tante volte uno viene al meeting, si siede vicino a una persona che conosce, ma ci sono tante altre persone che può avere l'occasione di conoscere. Per cui vorremmo chiedervi la disponibilità a alzarvi in piedi, e ci prendiamo 3 minuti. È una cosa difficile alzarsi in piedi, no? Alzarvi in piedi. Provate ad andare a conoscere 3 persone che non conoscete e augurargli buon pomeriggio, se avete voglia. Così l'occasione di questo incontro è anche l'occasione per iniziare a conoscere qualcheduno, perché per noi è stato così. Se vi alzate in piedi, guardate qualcuno che non conoscete e andate a conoscerlo. Ci prendiamo 3 minuti per questo.
Grazie di questa disponibilità. Se vogliamo tornare a sederci. Dicevamo, l'anno scorso abbiamo fatto un incontro al meeting e poi sono nati alcuni dialoghi. Uno degli incontri che abbiamo fatto è stato con Daniele Sacco. Daniele Sacco, che non è qua ma vedremo fra pochissimo il video, oggi è direttore del personale di tutto il gruppo Mondadori ed ha una lunghissima carriera come direttore del personale in aziende molto importanti, una carriera che lo ha portato in giro per il mondo. E l'incontro con lui ci ha colpito e gli avevamo chiesto di venire, poi non è riuscito, gli abbiamo chiesto di raccontarci in sintesi alcune cose che erano emerse nel dialogo con lui, per cui lo ascoltiamo e poi reagiamo da questi suoi spunti. Buongiorno, mi spiace non essere lì con voi, ma vorrei comunque provare a dare il mio contributo e magari anche qualche provocazione. Partirei da una citazione di Giussani in Dare la vita per l'opera di un altro. È impossibile vivere dentro un contesto generale senza esserne influenzati. Proviamo a parlare allora del contesto. La crisi del lavoro oggi è, secondo me, una crisi di identità del mondo occidentale. E avendo girato il mondo, ve lo posso dire con ragione di causa. I fenomeni che stanno accadendo qui in Occidente, in Europa e negli Stati Uniti, non stanno accadendo in altre parti del mondo, in Asia, in Africa, in Sud America. Più che una crisi di motivazione, secondo me, è una crisi di motivo, cioè di significato, ovvero sia di che cosa sia il segno di ciò che facciamo. Si stanno affermando dei nuovi fenomeni di cui avete sentito certamente parlare, come il quiet quitting, cioè il fare il meno possibile sul luogo di lavoro, oppure la great resignation, cioè lasciare il posto di lavoro per andare a fare qualche cos'altro che noi pensiamo sia migliore e più adatto alle nostre esigenze, oppure il fenomeno dei NEET, cioè di coloro che non stanno studiando, non sono in training e neppure sono impiegati. Mi chiedo quindi, e vi chiedo, c'è ancora un motivo adeguato per fare fatica, per fare un sacrificio, il sacrificio del lavoro, per mettere in gioco la nostra creatività, i nostri talenti e trasformare la realtà che c'è intorno a noi? O è meglio ridurre il desiderio, tirare i remi in barca, risparmiare le nostre energie per i propri hobby, rinunciare al lavoro e rinunciare a vivere il lavoro, ma anche rinunciare alla famiglia, a costruire una famiglia, ad avere figli, a tutto ciò che si frappone tra noi e il tempo libero. L'impegno, la domanda, è, deve essere solo con noi stessi o c'è di più? E ancora, le organizzazioni che cosa hanno fatto e che cosa fanno per porre la questione del senso del lavoro, del motivo adeguato al lavoro e al sacrificio? Oppure il focus anche nelle organizzazioni è tutto sul cercare il giusto equilibrio? Ma esiste un giusto equilibrio? Ma la realtà è testarda, come dice il Cardinal Scola parafrasando Maestra Margherita di Bulgakov, e presto, a mio avviso, ci metterà alla prova, anzi ci sta già mettendo alla prova. Robot, droni, intelligenza artificiale già sostituiscono e sostituiranno non solo i lavori più ricorrenti e ripetitivi e manuali, ma anche alcuni di quelli creativi e intellettuali. E allora che cosa ne faremo del nostro equilibrio? In questo contesto, per venire alla domanda del meeting, o comunque all'affermazione che il meeting fa, che cosa c'entra l'amicizia con il lavoro? Cosa c'entra se prevale il disinteresse, la rassegnazione? Infatti io traduco The Great Resignation come la grande rassegnazione, o nel migliore dei casi la competizione e la performance. Io penso invece che si stia davanti al lavoro come si sta davanti alla vita. Il motivo per cui uno lavora, per cui uno mette o non mette su famiglia, è lo stesso. Ed è lo stesso di come uno si impegna nella vita, perché cosa valga la pena vivere. Per me il lavoro è stato ed è il luogo dove più si gioca la sfida della nostra libertà. È il luogo dove io ho capito che cosa vuol dire che la fede possa diventare cultura, cioè verifica sistematica e critica dell'esperienza di vita. Per tornare al titolo del meeting,
la compagnia, l'essere compagni, l'amicizia, soprattutto se guidate dal destino, è la radice del mio agire. La simpatia per l'umano è ciò che mi ha sempre mosso a tutte le latitudini. Ho scoperto che si può essere compagni davvero ovunque, in tutto il mondo e a tutte le latitudini. Però questo implica un lavoro, cioè questa radice va messa in gioco. Questa radice nel lavoro, come nel resto della vita, come dicevo prima, io ho cercato di metterla in gioco nelle scelte concrete e mi ha dato un criterio, non una soluzione, perché questa radice non ti dà la soluzione quando devi risolvere dei problemi anche che sono più grandi di te, come quando devi, ad esempio, confrontarti con gli aborigeni dell'Australia, come è successo a me, piuttosto che ascoltare le tribù in Sudafrica, oppure risolvere il problema di un rapimento di un mio collega in Madagascar, o anche andare a parlare con gli Inuit nel nord-est del Canada. Non ti dà una soluzione immediata, ma ti dà un criterio per agire. Questa radice, dicevo, ho cercato di metterla in gioco in queste scelte concrete e mi ha dato questo criterio di affronto delle situazioni che tenesse conto di tutti i fattori, senza censurarne neanche uno, e ha fatto emergere una capacità di immedesimazione, che questo appunto è un punto fondamentale del lavoro, il punto centrale, perché è il punto centrale per costruire delle relazioni vere e trovare delle soluzioni originali o creative. Soprattutto ti mette all'ascolto dell'altro e così puoi comprendere meglio come mai appunto un aborigeno australiano improvvisamente lascia il lavoro, perché per lui la priorità fondamentale è la famiglia, non è il lavoro. Noi possiamo fare tante scelte che a posteriori saranno giuste o sbagliate, ma se applicheremo questo criterio come io ho cercato di fare, certamente devo dirvi che al termine della mia carriera non sono solo i risultati quello con cui si misura, tra virgolette, il successo. Per me, ve lo posso dire, si è misurato e si misura in quante relazioni vere io sono riuscito a costruire in tutto il mondo. Per questo mi chiedo e vi chiedo: ma che cosa vuol dire per voi l'amicizia sul lavoro? Ed è possibile un'amicizia sul lavoro? E a che cosa serve? Grazie mille e buon lavoro. Possibile un'amicizia sul lavoro e a cosa serve? Luca, Barbara, Daniele. Luca lavora nel settore dell'edilizia. Barbara si occupa di gestione di rischio per clienti di una grande istituzione finanziaria. Daniele è un professionista che lavora per una grande azienda digitale e si occupa ed è uno specialista nella gestione del rapporto con i clienti. Tre ruoli, tre percorsi diversi, una storia d'amicizia che li ha illuminati. Barbara, vuoi reagire tu? Buongiorno a tutti. Allora, la cosa che a me colpisce di più di quello che di cui adesso parlava Daniele in collegamento e che per me è molto vera, che uno sta davanti al lavoro come sta nella vita. Appunto come dicevi, io lavoro da 10 anni in una banca di investimento e vivo una grande dicotomia rispetto al mio lavoro, perché da una parte io mi sento molto portata a fare quello che faccio, perché è un lavoro molto relazionale dove ho a che fare con clienti e parlo e mi pongo in relazione con le persone tutti i giorni. Dall'altra è un ambiente, quello della finanza, un po' arido e a tratti oserei dire quasi disumano, per cui è molto viva la domanda di Daniele: sì, è possibile un'amicizia sul lavoro? Io in questi anni mi sono trovata a interfacciarmi con tantissime persone, ad avere magari dei mentori professionali che mi guidassero, ma mi è un po' mancato questo rapporto di amicizia che invece per Daniele è stato fondamentale nella sua carriera e che ritengo io fondamentale anche per la mia, perché come dicevo il lavoro copre la maggior parte del tempo e uno ci sta davanti come sta nella vita di tutti i giorni. È quello che mi ha fatto compagnia da che ci siamo conosciuti poco più di un anno fa,
è stata appunto la relazione e l'amicizia che è nata con voi, con Luca e Daniele, che sono presenti oggi, dove nonostante abbiamo percorsi di carriera completamente diversi, c'è proprio a tema il rapporto tra di noi, mi è proprio di aiuto nel come sto di fronte alle circostanze. Faccio degli esempi pratici. Ho avuto un anno difficile nel rapporto con il mio capo, e il riportare questo nel rapporto con voi a me ha fatto molta, molta compagnia, anche perché è nel contesto in cui vivo lavorativamente c'è sempre una connessione molto grande tra la performance, se raggiungi il risultato, un po' come giudizio sulla persona, no? E invece nel rapporto con voi mi è evidente che quando uno viene guardato e accolto nell'interezza umana che è, la vita e poi il lavoro assume una dimensione completamente, completamente diversa, ed è quello che nel mio piccolo io cerco di fare con la persona, per esempio, che riporta a me, che lavora per me. Cerco di guardarla con gli occhi con cui le persone che mi vogliono bene, che mi stimano, nella mia interezza mi guardano, piuttosto che con le esperienze che ho avuto io magari all'inizio della mia carriera o di cui ho fatto esperienza all'inizio di quest'anno. Non so se i miei compagni vogliono... Ah, sente. No, io reagisco sul tema... che è quello che un po' ci ha animato nel preparare questo incontro, ma che è quello che secondo me stiamo anche vivendo al meeting, perché ci siamo da ieri ed è veramente impressionante anche come è messo a tema il tema lavoro qui al meeting, no? Abbiamo visto dalle mostre agli incontri, perché il tema e la provocazione del meeting su questa amicizia inesauribile è molto sfidante, perché è quello che nel nostro piccolo, il percorso che abbiamo intrapreso ha rappresentato come una piccola rivoluzione, è il fatto che noi ci siamo da subito approcciati alla dinamica lavorativa in maniera un pochettino individualista, no? Nei primi anni. E secondo me è un po' una caratteristica della nostra generazione, no? Cioè quella di costituirsi in un microcosmo, no? Cioè io parto, ho fatto un percorso, mi inserisco nel lavoro, ho delle capacità, riesco, faccio delle scelte, ho delle ambizioni, no? Cioè però in un percorso solitario. Quello che secondo me è interessante, che sta un po' emergendo come provocazione, è quello che in realtà questo percorso lo si possa fare insieme, cioè si possa condividere, no? Alla mostra quella del gusto del quotidiano, parlando dei monaci, si dice unici ma insieme, no? Cioè mi ha molto colpito stamattina, perché è vero che ognuno è unico al suo percorso, ma... come dire, la prospettiva che si possa condividere secondo me è interessante, ed è quello che nel nostro piccolo è un po' accaduto, anche perché poi la provocazione del meeting cioè parla di questa amicizia inesauribile, no? Cioè, quindi ci siamo anche chiesti cosa sia, cioè, perché ne parla in maniera chiara il titolo, cioè dice un'amicizia inesauribile. Io poi ne parlavamo anche prima per cercare di immaginarmi cosa voglio dire, mi è venuto in mente l'esempio del nucleo familiare, no? Cioè che per me, ma non per tutti, però per me ha sempre rappresentato questo porto sicuro dove io non mi sono mai sentito, come dire, trattato in funzione di una riuscita o meno, no? Cioè io ho fatto l'artistico uscendo col massimo dei voti, poi mi sono lanciato a fare ingegneria, che è stato un salto nel vuoto, e al di là degli amici che mi hanno trainato per laurearmi, però mi ricordo questo esempio simpatico di mia madre, che a 23 anni, quando non riuscivo a superare un esame, era venuta lì a consolarmi dicendo: Luca, vai tranquillo, a 30 anni ce la farai a essere ingegnere. Cioè, gli ho detto, no, spero di mettercene un po' di meno, no? Però adesso, al di là della battuta, anche se era seria mia madre, grazie per la stima. Però, cioè, come dire, io mi immagino così una compagnia inesauribile, no? Cioè che questa dimensione possa tracimare nel lavoro è interessante, perché in realtà i criteri invece del lavoro sono molto pragmatici, cioè, come dire, se riesci vai bene, se funzioni vai bene, se no no.
e spesso noi siamo figli di questa cultura e quindi ci sentiamo addosso questa pressione e questa misura. Che si inserisca quindi un'amicizia che ti possa guidare, accompagnare, un'amicizia inesauribile che quindi ti ama a prescindere dalla tua capacità, secondo me è una sfida interessante, cioè una provocazione interessante, affascinante. Secondo me nel nostro piccolo, quello che abbiamo provato a fare partendo un anno e mezzo fa a provocarci sul titolo vecchio del meeting, è un po' un esemplificarsi di questa compagnia, per me lo è stato, no? Quindi faccio degli esempi per dettagliare poi come questo poi cambia il modo di approcciare il lavoro e stracima in come lavori, no? Cioè, io l'estate scorsa ero molto in difficoltà perché c'avevo un collega che proprio non funzionava, cioè era un anno che mi scervellavo di capire come farlo funzionare, sostanzialmente non funzionava. E a ottobre dell'anno scorso, all'ennesimo errore, noi siamo nell'edilizia, quindi mi gestiva dei cantieri, all'ennesimo cantiere disastroso, l'ho dovuto un po' mettere all'angolo, però mi ha colpito che in questo far emergere un problema oggettivo, perché poi dopo la sfida è guardare le persone, ma poi anche, come dire, noi che siamo operativi, far funzionare i processi aziendali, no? Però mi ha colpito come l'approccio non sia stato quello di dire va bene, non funzioni, ti taglio fuori, cioè è oggettivo che non funzioni, no? Ma mi ha colpito come in quei mesi fossi animato da un desiderio in realtà di vedere, il titolo del meeting dell'anno scorso metteva a tema il valore delle persone, no? Cioè fossi animato dal desiderio di far riemergere quei punti invece di valore che avevo visto, no? Negli anni di lavoro insieme, e anche nel chiedermi se in realtà magari stessi chiedendo qualcosa su cui non era all'altezza, cioè che magari anche la mia pretesa era eccessiva. Vabbè, per farla breve, alla fine è nata anche col mio responsabile l'idea di riqualificarlo in un'altra funzione, no? E mi ha colpito questa cosa perché poi lui è rinato umanamente ma soprattutto professionalmente, cioè la cosa che mi ha entusiasmato è vederlo rinascere professionalmente, cioè adesso lavora il doppio di prima, è entusiasta, cioè quindi era un piccolo esempio per dimostrare come a partire da questa amicizia e questa condivisione, secondo me, può innescarsi un modo diverso di stare sulla realtà lavorativa che trovo interessante. Grazie, scusate, mi avevano tolto il microfono apposta. Allora, a me invece piacerebbe raccontare cosa mi ha colpito di questa amicizia di cui hanno parlato adesso Luca e Barbara. Nello specifico Alberto Busnelli, dialogando con lui a un certo punto ci ha detto: io quando sono uscito dall'università, ho iniziato a lavorare, mi sentivo mandato, no? E noi le abbiamo chiesto: ma mandato da chi? Da cosa? Cioè, qual era l'aspetto? Cosa vuol dire per te che ti sentivi mandato? Io non mi sento mandato, no? Io mi sento, come diceva prima Luca, solo all'interno di tante dinamiche dove io devo essere fondamentalmente bravo a venirne fuori in un modo o nell'altro, no? Il classico training on the job che ti insegnano appena tu inizi a lavorare, che fondamentalmente vuol dire cazzi tuoi, no? E dialogando su questo è cresciuta quasi che un desiderio, no? Di capire quella condizione, perché poi quel tipo di coscienza, no, generava una posizione lavorativa che lui ci raccontava molto affascinante, no? E siamo stati tanto su questo tema, no? Ci siamo incontrati tanto su questo tema e a me sono successe due cose durante l'anno, se dovessi raccontare di come questo di come questa amicizia man mano inizia a cambiare la virgola, no? Il primo è quello: durante un dialogo di colloquio di lavoro mi è arrivata la classica domanda, no? Qual è il tuo punto di debolezza principale? E io ho detto: guarda, il mio punto di debolezza principale è che oltre alla pressione dell'ambiente, che già è tanta, io mi metto da solo pressione, no? Sono totalmente schiavo di quello che io riesco o non riesco a fare. E questa era una domanda standard, quella che ti prepari, no? E poi mi è arrivata una domanda a cui io non mi ero preparato, che è stata: e cosa fai quando succede per venirne fuori? Allora, non essendomi preparato, lì fondamentalmente ho dovuto ricercare all'interno di quello che effettivamente facevo quando succedeva, no?
per poter rispondere. E la verità è stata che gli ho detto: guarda, io chiedo una mano sia all'interno, quindi sia ai colleghi con cui io sono in rapporto, sia fuori. E questa persona con cui stavo dialogando, non so se avete in mente quando qualcuno rimane un po' impacciato in un dialogo, no? Allora era un dialogo importante, allora ho detto: ma non te la, cosa c'è, no? E questa persona mi ha risposto: no, non è comune. E poi siamo andati avanti nel dialogo. Allora, questo è il primo segno, no? Quando uno ricerca all'interno della sua esperienza un modo per essere in rapporto, un po' per tornare al tema dell'essere mandati, no? L'essere mandati è perché sei mandato da qualcuno e quindi in rapporto con qualcuno, man mano inizia a diventare esperienza. L'altro elemento che riprende quello che dicevano prima anche Luca e Barbara è un aspetto di una volta che tu ti senti abbracciato, allora quel luogo inizia a generare una fantasia in quello che hai da fare, no? Che è sorprendente, poi probabilmente succede una volta su 100, no? Però e il caso specifico è: noi stiamo all'interno della nostra azienda gestendo un progetto di trasformazione, no? Come funzione, e noi abbiamo un processo di fondamentalmente sviluppo di tecnologia che è ancora abbastanza assurdo per l'azienda che siamo, quindi c'è gente che scrive l'idea, quelli che poi trasformano l'idea scritta in requisiti e poi quelli che sviluppano, no? Allora fondamentalmente chi pensa l'idea pensa a qualcosa di diverso, chi la trasforma in requisite chissà cosa scrive, chi sviluppa sviluppa l'opposto. E sapevamo che questo approccio non avrebbe mai funzionato su un progetto di trasformazione, perché non poteva essere, cioè rischiavamo veramente di fermare tutto. Quindi l'idea, ragionando su questo, non è stata tanto quella di dire la funzione IT non è in grado di sviluppare o la funzione business non è in grado di pensare, no? Ma è stata quella, per far funzionare la cosa, quindi con un obiettivo concreto, essendo interessati a quello che fai, no? Mettendoci passione per quello che fai, è stata quella di iniziare a metterli insieme, no? Quelli bravi chiamano il metodo Agile, io non sapevo neanche cosa fosse prima, che fondamentalmente passa da dire: iniziamo ad affrontare alcuni temi e iniziamo a mettere insieme il business con chi sviluppa, no? In modo tale che durante il dialogo possa venire fuori quella ricchezza che è lo stare insieme all'interno del lavoro. Ieri Giorgio Vittadini a un incontro diceva, chiudendolo, oggi il lavoro è incontro, che è una cosa che a me è rimasta molto del meeting di quest'anno, perché è vero, no? Cioè il lavoro è l'incontro, l'incontro con l'altro. E quando generato da un'amicizia di cui abbiamo parlato per adesso, fino adesso, diventa anche segno, no? Quindi questo è un aspetto che a me è rimasto, ecco. Grazie. Il lavoro è un incontro e anche questo vuole essere un momento di incontro. Abbiamo sentito tre storie molto semplici, molto concrete, perché ci tenevamo a portarle qua, perché io ho limpido il ricordo di un momento con Don Giussani, e una persona era salita sul palco prendendo il microfono e aveva raccontato un momento difficile che stava attraversando, e raccontando questo momento raccontava come la compagnia lo aiutasse, e disse queste parole: disse, malgrado le circostanze. Immediatamente Don Giussani lo ferma con la sua voce a tratti molto potente, dice: non malgrado le circostanze, attraverso le circostanze. E questo spunto, in qualche modo, è lo spunto che abbiamo voluto, nella semplicità di alcuni frammenti di vita professionale, provare a restituirci, cioè come attraverso le circostanze l'amicizia è diventata un momento di compagnia per Barbara dentro una fatica nel rapporto con il suo capo, un momento di creatività per Luca e per Daniele rispetto alle sfide del lavoro quotidiano. Vorremmo invitarvi a prenderci 5 minuti con tre persone che avete attorno e chiedervi di scambiarvi fra di voi qualunque cosa sia stata messa in moto dal racconto che avete sentito, perché vorremmo che anche questo fosse un incontro non solo di persone che sono sul palco come degli esperti, ma persone che sono come tutti noi, che vivono la fatica del quotidiano, vedendo le facce, per qualcuno di voi il lavoro è ancora lo studio,
per qualcuno il lavoro è un lavoro professionale, forse qualcuno ha altri lavori che la vita gli propone, come può essere il lavoro del rapporto con il proprio coniuge, perché anche l'amore è un lavoro, o qualunque circostanza. Vi chiederemmo, ci prendiamo 5 minuti, se vi rivolgete a chi avete accanto, se non lo conoscete, l'occasione per conoscerlo, la domanda è: che cos'è che si è mosso in me? Che cos'è che mi ha colpito di quello che ho ascoltato dei racconti di Luca, di Barbara, di Daniele? Ci proviamo?
erano 5 minuti, grazie di questa disponibilità a mettersi in gioco, e a questo punto ci farebbe piacere, se ci sono due o tre voci che vogliono darci uno spunto, ma uno spunto sintetico, un tweet, le ascoltiamo volentieri, di quello che vi siete detti. Vi avvicino, vediamo se qua avete uno... Io Mattia faccio il preside da 3 anni in una scuola in cui non facevo il preside prima, e prima osservavo che quando poi sei in una posizione, come dire, gerarchica, cambiano i rapporti con quelli che lavoravano con te prima. Prima i rapporti erano semplici, ero uno tra i tanti, adesso chi parla con me magari ha sempre in mente che io lo stia valutando, no? E questo non è facile. L'altro aspetto che mi è tornato fuori, una cosa che io avevo notato in questi anni e mi è tornato fuori ascoltandoli, è che il tema dell'amicizia sul posto di lavoro è un tema, ma allo stesso tempo mi domando, è davvero essenziale avere sul posto di lavoro qualche persona amica? La mia ipotesi è no, è desiderabile, però non è detto che ci sia, e io non posso aspettare un luogo, andare a cercare un luogo di lavoro in cui trovo subito un'amicizia che mi sostiene, altrimenti non posso lavorare. Piuttosto mi sembra interessante dire, ma un po' veniva fuori da loro, un po' anche nel nostro gruppettino, dire cerco qualcuno che magari possa come dire, farmi compagnia anche poi nell'entrare nel mio lavoro. Non so se si capisce. Grazie mille, grazie tantissimo. Qualche altra voce che vuole raccontarci cosa vi siete detti? Grazie. Ma racconto volentieri quello che ho raccontato al mio gruppetto, no? Sono un ex manager in pensione ormai da 15 anni e quando lavoravo in una grande azienda di cui non faccio il nome, avevamo la rete commerciale più grande d'Italia, circa 2000 uomini che tutti i giorni battevano il mercato, e una delle ipotesi che venivano attuate regolarmente era quello di evitare che il commerciale avesse per lungo tempo i rapporti con lo stesso cliente, al punto che anche se per legge tu agente hai in mano il tuo portafoglio e non te lo potrebbero cambiare, l'azienda faceva di tutto per fare i cambi di portafoglio proprio per evitare che ci fosse un'amicizia tra il venditore e il cliente, no? Poi l'azienda nel frattempo è fallita, ma questo è un by the way. E l'altra cosa che mi ha sollecitato l'intervista fatta prima, che diceva alla fine del mio percorso lavorativo i miei più grandi successi sono i rapporti umani che ho saputo instaurare, no? E anche per me è assolutamente vero, perché al di là delle cose che ho fatto negli anni in cui lavoravo, l'esempio che mi ricordo più vivo nella mente è quando un mio collaboratore il 13 o il 14 di agosto, piangendo, mi telefona trovandomi in vacanza per dirmi che era mancato suo papà e ci teneva che andassi al suo funerale il 14 di agosto, e lo aveva fatto solo con me e con nessun altro, no? Quindi quello era il segno di un rapporto veramente umano che si era instaurato, al di là del fatto che io ero il capo, che lui era un collaboratore, ma che avevamo lo stesso cuore. Grazie, grazie mille. Qualche voce giovane qua. No, in realtà io avevo una domanda più per Luca, ma in realtà anche per Barbara e Daniele. Sulla questione, questa amicizia di cui avete parlato, se è una condivisione di quello che uno vive al lavoro, ma poi c'è altro. Cioè, non capisco se per costruire, appunto, ma anche per quello che diceva il preside, non mi sto perso il nome,
Cioè, perché io ho appunto la stessa domanda nel momento in cui appunto non hai questa amicizia nel luogo di lavoro, che penso sia nella maggior parte dei casi, nel momento in cui vuoi vivere il lavoro in un certo modo, anche con un'amicizia al di fuori, però basta semplicemente condividere quello che faccio al lavoro, non lo so, soprattutto per quello che diceva Luca sul dire appunto sì, devo fare certe scelte, certe decisioni, va bene, ma non è tutto un impostare delle caselle da solo, ecco, si può vivere una cosa insieme, ecco, questo. Sì, allora, innanzitutto... Vai. No, innanzitutto è una cosa che sta nascendo, cioè nel senso è un cantiere questa esperienza, perché proprio come dicevamo prima, fino a qualche anno fa, anch'io singolarmente nel mio percorso lo vivevo in maniera totalmente mia, no? Individuale, no? Cioè, quindi è un'esperienza che sta venendo fuori, ci stiamo anche interrogando su che forma dargli, nel senso, perché sicuramente è una condivisione che non è solo di merito sulle scelte, ma è condividere la vita, cioè quindi poi ripeto, stiamo andando un po' dietro a quello che sta succedendo, cioè l'incontro dell'anno scorso, il meeting di quest'anno, che secondo me è ricchissimo anche come spunti sul tema lavorativo e chiama anche a una condivisione, ripeto, le mostre che ci sono secondo me danno come spunto che una risposta per uscire da una mossa individualista sia un mettersi insieme, poi il come è tutto da scrivere, nel senso, però ci tenevo anche a rimarcare quello che diceva Daniele prima sulla chiusura di ieri di Vittadini, nel senso che anche da un punto di vista di dibattito pubblico adesso il tema lavorativo è deflagrato, quindi si parla di welfare, cioè di trattare bene i dipendenti perché sennò se ne vanno, no? Secondo me il tema del vivere il lavoro come un incontro, cioè secondo me una grande sfida anche per noi giovani, perché bisogna stare attenti a non ricadere nelle vittime di questo processo, cioè nel fatto di dire adesso il mondo del lavoro si è accorto che sta perdendo dei giovani o che i giovani sono insoddisfatti, quindi stanno rincorrendo i giovani e noi stiamo seduti a farci adulare, no? Dal mondo del mercato. Cioè, io trovo che noi giovani siamo parte attiva di questo processo, di questo rapporto, e questa dinamica di un incontro possibile tra le parti chiama in causa innanzitutto noi giovani, mi metto tra i giovani, e quindi, come dire, io sto vivendo questa grande vitalità di una sfida a che la dimensione lavorativa possa dilatarsi e che quindi come dire, ci sia anche una condivisione poi di merito anche del come prendere le scelte, ma di portare insieme quello che faccio, perché ne ho visto nel piccolo una convenienza, no? Cioè di come banalmente, cioè condividere un pezzo di strada con un amico possa essere illuminante su quello che fai. Io provo, vuoi? Allora provo un attimo a reagire anch'io rispetto alla domanda che, o comunque alla questione che avete posto, che io penso sia molto vera, no? Cioè, non è detto che uno debba avere degli amici sul posto di lavoro. E vi faccio questo esempio per spiegarmi meglio. Con un mio collega c'è un rapporto lavorativo normale, no? Standard, in cui ci si confronta tanto su temi di merito, no? In cui ci si aiuta tanto anche per gerarchia, in cui quando spesso e volentieri però viene lasciato lo spazio al fatto che il rapporto non sia solo fatto da obiettivi raggiunti o mancati. Allora mi chiedo, nonostante io non definisca quella un'amicizia, ma quel rapporto è una possibilità all'interno del mio quotidiano di essere richiamato? No? Tant'è che banalmente l'altro giorno, prendendo un caffè insieme, poi tempo fa, stavamo parlando, a un certo punto si blocca, si ferma, si gira da me e mi dice: ma tu quando arrivi a casa la sera come tratti tua moglie e i tuoi figli? D'amblè, no? E io ovviamente, non volendo rispondere, gli ho chiesto perché sei in difficoltà, no? E io ho girato subito la frittata, però come dire, allora il punto è: ma questi segni, questi elementi che intravedi a te cosa vogliono dire, no? A cosa richiamano?
Ecco, questo io penso che sia un aspetto di come il tema dell'amicizia possa entrare anche in dinamiche lavorative. Tutto qua. Scusa? Beh, no, cioè, rispetto invece, grazie, rispetto invece quindi al dire, tu parti da un confronto del contenuto, no? Quantomeno per noi, è successo così. Io e Luca ci conosciamo da 20 anni, però abbiamo iniziato questo, è 20 anni, da quando ci siamo laureati che ci provochiamo vicendevolmente sul tema del lavoro, sul tema di un contenuto, no? Dentro questa amicizia invece che si sta creando, cos'è che cambia? Cambia che poi uno inizia a parlare di educazione del soggetto, di come sta davanti al lavoro, no? Quali sono i criteri? Allora tu parti da quello che ci succede, parti da un confronto di merito, no? Uno di noi l'altro giorno, un po' di tempo fa, ci diceva dovevo licenziare 1000 persone allora, no? Per arrivare al criterio, no? Ma allora è giusto o non è giusto farlo? Come lo faccio? Lo devo fare io? Non lo devo fare io? Allora, tu parti da un contenuto, mi verrebbe da dire, e allo stesso tempo metti in discussione come il soggetto sta davanti a quel contenuto. Questo, secondo me, è la differenza tra il mettere a posto il contenuto e raccontarti una technicality, cioè quelle 1000 persone licenziale facendo questi passi, giusto, no? Ma che allo stesso tempo una compagnia che ti ricorda dire ma tu come stai davanti a questo? Questo mi verrebbe da dire in maniera così, a caldo. Aggiungo che l'altro tema è da cosa ti fa educare. Cioè l'altra cosa che ci sta interrogando è ok, condividere, ma sulla base di cosa? Cioè il lavoro interessante di questi 2 anni è stato anche il confronto oggettivo con banalmente il titolo del meeting. Quindi comunque c'è l'oggettività di stare davanti a un'affermazione, a un'esperienza che ti chiede a te, è vero? Cosa dici per te? Quindi secondo me non basta condividere, altrimenti rischierebbe di diventare un tentativo futile, ma la sfida, che però ripeto è un cantiere in corso, è anche capire da cosa farsi educare, cioè per dire, banalmente a me Daniele, a partire da queste sollecitazioni siamo arrivati da piste diverse a scoprire che ad esempio c'è la dottrina sociale della Chiesa che parla tantissimo e nel merito di un sacco di punti pratici a livello lavorativo, quindi c'è nato il desiderio di banalmente comprare il libro conoscerla, cioè, però per dire era uno spunto anche per dire che diventa decisivo anche da cosa ti fa educare, cioè condividere ma guardando dove. Un'amicizia dunque molto semplice, anche perché appunto come dicevamo all'inizio, due nostri ospiti non sono riusciti a essere presenti, per cui ci siamo trovati un'ora prima a ripensare come far girare l'incontro e ad un certo punto siamo trovati in disaccordo su alcuni punti, perché un'amicizia tiene conto anche di una ricchezza e di una varietà, anche di una storia con cui una persona entra, ma ne entra dentro quel rapporto con una grande simpatia, cioè con la consapevolezza che lo stesso criterio che fa il mio cuore, che fa il tuo cuore e che fa il cuore degli aborigeni con cui Daniele si è dovuto confrontare, o gli Inuit, perché per un pezzo della sua carriera Daniele lavorava per una delle più grandi aziende minerarie a livello mondiale, per cui questi luoghi e questi contesti sono diventati, rappresentano la verifica di tante cose che noi ci diciamo. Quando ci diciamo che il cuore umano è lo stesso per tutti, poi qualcuno fra di noi si è trovato a doversi confrontare con persone, con tradizioni, culture, linguaggi diversi e a scoprire che se quello era il criterio con cui si muoveva, cioè se guardava al cuore, al desiderio dell'altro, nella dimensione del lavoro, l'aspetto che emergeva era una possibilità nuova di rapporto. O quando noi ci diciamo che il lavoro
è il nostro modo di imitare ciò che Dio fa costantemente, perché Dio è l'eterno lavoratore e che il lavoro di Dio è un amore, e dunque che il nostro lavoro può essere un amore anche per le circostanze concrete in cui noi ci confrontiamo, emerge un'intelligenza, una creatività diversa. Per cui, per esempio, riprendo uno spunto che è venuto da uno dei partecipanti, immediatamente uno si accorge che favorire la costruzione di rapporti, di amicizie sul lavoro crea un vantaggio e un'utilità, crea uno spazio più interessante. Da questo punto di vista ritorno a una cosa che tu dicevi, Barbara, all'inizio, che è il modo con cui io sono guardato. Un aspetto che a me ha colpito, per me in prima persona, ma anche per tante persone che ho incontrato in questi anni, è che quando ti vedi guardato con questa simpatia umana, con questa attenzione, scopri dei talenti, delle qualità, delle caratteristiche, una capacità di dedizione che per te era assolutamente inedita. Io lo dico perché personalmente, per chi mi ha incontrato ai tempi delle superiori, sono sempre stato un grandissimo lazzarone. Se non fosse stato per la stima con cui tanti amici mi hanno guardato e accompagnato, non mi sarei trovato oggi, in maniera anche un po' sorprendente, a insegnare in università o a gestire una società di consulenza. Ultimo aspetto che voglio rilanciare, perché stiamo raggiungendo il termine del nostro tempo, è che nel confronto fra di noi ci siamo anche trovati a rivedere tante parole, tanti giudizi e tante osservazioni dei quali eravamo convinti perché li sentivamo ripetere e che invece poi abbiamo scoperto non essere perfettamente accurati. Faccio un esempio concretissimo. Quando abbiamo iniziato a trovarci, qualcuna delle persone più adulte nella loro esperienza professionale ha iniziato a dire a quelli più giovani: ma voi siete una generazione di persone incostanti che non sanno tenere il posto di lavoro. E questa è una retorica che spesso noi sentiamo non ripetere. Allora c'è un punto dove siamo detti: ma è questo il dato vero? E siamo andati a fare un pochettino di ricerca e abbiamo scoperto che la percentuale di persone che cambiano il lavoro negli ultimi 40 anni, nei loro primi 10 anni di lavoro, sostanzialmente non è cambiata. E che tante cose che tante volte si leggono sui giornali rispondono più a dei criteri, a degli interessi o a dei pregiudizi che non alla verità dei fatti. E dunque questo incontro vuole essere l'occasione per rilanciare un'amicizia che sia l'occasione di riscoprire uno sguardo su di sé pieno di stima, la possibilità di un amore al proprio lavoro e la possibilità di un giudizio spregiudicato rispetto alle circostanze, che sia utile e creativo. Da questo punto di vista, lo anticipavano gli amici, vorremmo proseguire con una proposta che faremo anche circolare attraverso i canali della CDO, di ripresa della dottrina sociale della Chiesa, perché qualcuno fra di noi si è accorto che le cose che ci dicevamo fra di noi sono cose che sono radicate in una tradizione più ampia, e per cui vi faremo arrivare un invito. Direi è tutto. Scusate, siamo 4 minuti dopo l'una, vi chiediamo perdono, dopo le 2, scusate, e buon proseguimento, buon percorso.